Dipende. E sì, lo so, è più o meno così che si risponde a una qualsiasi domanda che abbia quel minimo di complessità in più rispetto a sei incinta, in cui difficilmente troverai alternative sensate ad un secco no oppure sì. Ed essendo che stiamo parlando di mettere a repentaglio centinaia di ore della vostra vita e, in caso in cui le cose andassero molto male, migliaia di euro, beh, un pensierino più elaborato rispetto a ma sì, prova e vedi, vale la pena lasciarvelo, che dite? Benvenuti quindi in questa nuova puntata in cui cercherò di darvi qualche consiglio sul cominciare o meno Genshin Impact dopo che l'adattamento nella nostra lingua, aggiunto con l'ultima patch, ha suscitato l'interesse di moltissimi di voi nel volerlo provare per la prima volta. E sì, già li sento i brusii in sottofondo. Perché dovrei chiedere un parere del genere soprattutto ora che mi hai aiutato a capire quanto la decisione sia importante a te, che di questo gioco non ne parli mai e probabilmente non hai nemmeno l'esperienza per fornirmi un parere circostanziato? Potrei fare lo sbruffone rispondendo con un sonoro «Lei non sa chi sono io», ma cercherò di dare una risposta meno irruenta con «Mi dispiace, ma lei sta sottovalutando le mie enormi competenze in questo ambito». Oltre a essere stato uno dei primi avventori del gioco, come testimonia il mio user ID, e aver fatto una pseudo prima analisi quando ancora su YouTube ero paragonabile a un plankton nella scala alimentare, possiedo ormai una quantità di ore e soldi spesi sufficienti da definirmi tossico indipendente. Conosco la roba, l'ho provata, ma riesco ancora a surfare comodamente sulla linea dell'autocontrollo, sfiorando l'abisso ma senza caderci. Ed ecco quindi il vero motivo per cui voglio fare questo video, anche se non lo vedrà nessuno. Alla peggio, sarà un documento autoterapeutico per guardarsi virtualmente allo specchio e rimpiangere i tempi in cui ero un ragazzo in carriera, prima di cadere nell'abuso. A tutto questo, aggiungo che Breath of the Wild è il mio gioco preferito degli ultimi 10 anni almeno. Questo dato potrebbe risultarvi irrilevante, ma ci arriveremo molto presto. E sono sufficientemente esperto di Game as a Service trattando Fortnite su questo canale con approccio critico, quindi sì. Pur non focalizzandomi su questo gioco nello specifico, conosco però bene il mondo che gli sta intorno. Direi che ho flexato pure troppo il curriculum, ma di questi tempi ci vuole, considerando che il pubblico di YouTube ha iniziato ad alzare la posta, ci avete fatto caso? E ora si pretende che parlino solo gli esperti, quando, stranamente, fino a pochi anni fa lo standard era Ciccio Gamer. Boh. E certo, potete sicuramente avere pareri ancora più circostanziati da gente che il gioco lo mastica e tratta tutti i giorni, sicuro. Però sarebbe un po' come chiedere a un pusher se vale la pena iniziare a drogarsi. Potete farlo, liberissimi. Ma anche non facendolo immagino che la risposta l'abbiate già capita. Quindi prima di cominciare, come sempre vi chiedo di iscrivervi al canale attivando la campanellina e lasciare like per supportare il video facendolo volare nell'algoritmo. Nel fortunato caso in cui giocaste su PC e scaricaste il gioco su Epic Store, potete utilizzare il codice LELEX per i vostri acquisti, tra cui, sì, valgono anche tutte le microtransazioni di Genshin, vi basta inserire il codice nel checkout per supportarmi. Nel caso siate tra queste persone, cioè quelli che lo scaricheranno su Epic, allora la mia risposta immediata è sì, ovvio, fatelo, scaricatelo, se inserite il mio codice vi consiglio di giocarci e vi chiederei anche di spenderci più soldi possibili supportandomi. Ciao, grazie della visualizzazione. Per tutti gli altri possiamo iniziare. Torniamo quindi alla domanda del titolo e cerchiamo di darci una risposta. Forse prima di procedere con l'analisi del gioco, vale la pena che sia io a fare una domanda a voi, chiedendovi cosa state cercando da Genshin Impact? Che la vostra risposta sia un passatempo o la mia nuova moglie 2D, io purtroppo ancora non posso leggervi nel cervello e modificare proceduralmente il video in base alla risposta fornita, sarebbe molto figo. Per cui inizieremo fingendo che sia io a rispondere alla domanda, cioè cosa cercavo all'inizio, cosa pensavo che fosse, e voi potreste immedesimarvi nella risposta che sto dando, spero. Prendendo l'ottica più generale possibile di un totale ignorante, credo che per chi non ne sa proprio niente, la percezione al di fuori sia quella di un gioco free to play online, costantemente aggiornato, in cui milioni di giocatori esplorano di volta in volta una mappa gigantesca, livellando i propri personaggi ottenuti tramite la slot machine, sulla quale si promettono che non spenderanno mai un singolo centesimo, fallendo in tempi estremamente brevi. Benissimo, quindi se la vostra ottica era quella di farvi nuovi amici, la prima cattiva notizia che voglio darvi è che per la maggior parte del tempo in Genshin Impact respirate
scoprirete la più profonda solitudine. Magari per molti questo non cambierà poi troppo dalla loro vita reale, ma anch'io pensavo che entrando qua dentro avrei trovato il mio World of Warcraft, possiamo dire, con centinaia di giocatori online sullo stesso server, città capitali gremite di gente in cui conoscere nuove persone e con cui organizzarsi per fare raid e spedizioni. Ecco, no. In Genshin Impact ci siete voi e il vostro mondo da esplorare, nel quale giocherete in estrema solitudine. Fa strano, considerando soprattutto il miasma di gente che affolla gruppi social, canali Discord, discussioni su Twitter, Reddit, ovunque, per parlare del titolo e scambiarsi consigli, nonché milioni di visualizzazioni che genera ogni video che Ioverse pubblica. Badate bene, una componente multiplayer esiste, ma è così secondaria e limitata che vi consiglio caldamente di considerare prima di tutto questo gioco come un open world action RPG da giocare da soli, piuttosto che un gioco multiplayer. Sebbene anche a me sulle prime aveva molto destabilizzato la presenza di una community così attiva per un gioco che fondamentalmente invita a passare la maggior parte del proprio tempo in solitudine, piano piano ho iniziato a capire il codice del Matrix. Sebbene sarete molto spesso da soli, Genshin Impact presenta comunque tutti gli stilemi dei classici game as a service, con ricompense giornaliere per gli accessi, attività ripetibili che si resettano giornalmente o settimanalmente, un sistema di battle pass e, a ogni patch, eventi o banner a tempo limitato. Per tirare le somme, il gioco di Ioverse incorpora nella sua struttura di gioco per lupi solitari tutti quei ritmi ludici dei classici giochi online, e siccome una parte di questi può essere anche completata in cooperativa, allora ciò ha stimolato i giocatori a radunarsi per portarli a termine insieme o comunque collaborando, scambiandosi consigli. Però secondo me vale la pena darvi una prospettiva sulla macchinosità della coop parlandovi di come funziona l'esplorazione in compagnia di un amico. Anzitutto la campagna e tutte le quest principali non sono affrontabili in nessun caso con dei giocatori al vostro fianco. L'esplorazione e alcune secondarie si possono effettuare con i propri amici, sebbene però i progressi che effettuerete nel mondo di un amico non risulteranno nella vostra partita effettiva, asimmetrico insomma. Se completerete una missione da lui, dovrete comunque rifarla nel vostro mondo, e le casse sparse per gli ambienti di gioco che aprirà lui non daranno nulla a voi. Se aggiungiamo anche alla formula il fatto che non potrete visitare i mondi di amici che sono molto superiori a voi di livello, il quadro sul perché vi ho detto che bisognerebbe pensare Genshin prettamente come un single player, adesso credo che si inizi a far più chiaro. Non ho idea sinceramente se voi percepirete questo come un pregio o come un difetto. Personalmente, ricordando pur con enorme piacere i miei anni passati dietro Destiny col mio clan e le ore passate a completare raid e quest tutti insieme, ora che sono un bimbo grande non ho più tanto tempo come una volta, e pensare che qualsiasi cosa nel gioco la potrò completare coi miei ritmi e coi miei orari senza dover cercare gruppi è per me qualcosa che ad oggi ha un valore. Questo non esclude che il titolo presenti, proprio per i timer continui a cui sono soggetti eventi e risorse, degli evidenti livelli di FOMO per gli avventurieri che vorranno essere al passo con tutto tutto. Però vi lascio un punto di vista. Considerando che il gioco di fatto non è necessariamente online, e quindi potenzialmente potreste non dovervi mai confrontare con i progressi e gli achievement di altri, potenzialmente potreste godervi tutto ai vostri ritmi, lontani dai flexing e le gare a chi ce l'ha più grosso tra gli utenti. Lasciateli perdere. Questo, secondo me, era il primo punto che volevo mettere in chiaro con voi. Che cosa stavate cercando? Un passatempo? Un gioco in cui esaurirvi la vita? Era molto importante chiarire questo aspetto specificandovi bene di che cosa stiamo parlando. Non è un caso che abbia citato inizialmente Breath of the Wild, punto di partenza per parlare del gameplay di questo suo gemello cattivo, chiamato Genshin sotto mentite spoglie di Breath of the Waifu. Sebbene mezzo mondo ancora si stia chiedendo come sia possibile che Nintendo non abbia fatto causa agli sviluppatori, è stato ampiamente dichiarato anche dai creatori stessi che l'ultima avventura di Zelda sia stata la stella polare per la realizzazione di questo action RPG nella sua parte esplorativa. Ma d'altronde c'è anche poco da biasimarli, stiamo parlando di un capolavoro che ha condizionato e condizionerà tutti gli open world usciti dopo di lui, chi più chi meno.
Fatto sta che il titolo Oyoverse ricalca in maniera quasi sfacciata i pilastri della sua fonte di ispirazione, con un gameplay esplorativo basato sullo stesso sistema di arrampicata, planata, stamina e in parte nelle reazioni elementali. Esempio su tutti, ghiacciare l'acqua per poter effettuare un percorso. Tuttavia, non disponendo di tutti gli elementi sandbox che invece Zelda fornisce all'esplorazione, esempio Stasis, le vostre perlustrazioni in Teyvat saranno leggermente più didascaliche. Le mappe sono sì pienissime di elementi da raccogliere, ma pochi di questi richiedono una vera sfida intellettiva per essere ottenuti. Per gli amanti dei collezionabili sarà dunque il paradiso, mentre per chi cerca un mondo costruito affinché ogni angolo di esso possa risultare significativo e memorabile, sì, potrebbe rimanere scottato. Mi viene quindi da dire, da veterano di Zelda, che siamo davanti a un buon allievo che non supera affatto il maestro. Lo so, Genshin non è solo l'esplorazione, stiamo parlando però dell'esplorazione, perché già vi sento. Però spezziamo una lancia. Ricordiamoci che stiamo parlando di un titolo gratuito, quindi il risultato in effetti è impressionante, specialmente per chi non ha ancora provato il titolo, per cui tutti dovreste possedere una Nintendo Switch. Viene davvero difficile pensare ad un gioco free to play così incentrato sugli elementi single player che possa garantire la stessa cura e vastità di Genshin, ma d'altronde in tutti i luoghi in cui si annida una grossa community difficilmente si trovano giochi che non abbiano almeno un po' di meriti. Tranne FNAF, quello è veramente un caso di follia collettiva, inspiegabile. Messa da parte quindi l'esplorazione, la marcia in più che Genshin dà al suo gameplay è costituita dal combat system dinamico, in cui la frenesia dei combattimenti incontra le reazioni elementali. La meccanica di base del gioco prevede lo scambio in tempo reale dei personaggi a vostra disposizione, con i quali puoi concatenare combinazioni di elementi e abilità per realizzare le combo più disparate, massimizzando danni, scudi e cure. Probabilmente gli scontri classici nell'overworld non fanno ancora splendere questo approccio, ma sarà proprio quando vi troverete a combattere con i boss e le prove dell'abisso che potrete apprezzare davvero la qualità del titolo. Prendiamo per esempio l'iconica boss fight di Child alla Golden House. Per uscire vivi da questo scontro dovrete unire le vostre conoscenze sulle reazioni elementali a schivate a ripetizione di fendenti rapidi, mentre sarete costretti a riposizionarvi continuamente a causa dei suoi attacchi ad aria. In tutto questo dovrete approfittare delle finestre tra un attacco all'altro per infliggere danni e poi allontanarvi di nuovo per non subire la controffensiva. So che sembrano paroloni, non stiamo parlando ovviamente di niente di nuovo se confrontato con i migliori hack and slash sulla piazza, ma vista la qualità media dei titoli free to play e soprattutto considerate che è un gioco mobile anche, è consolante sapere che il gioco vi richiederà ben più di un banale button mashing in cui l'unica preoccupazione che si ha riguarda i calli alle vostre dita. Di contro, però, non scordiamo la componente RPG. Gran parte del successo in uno scontro sarà determinato dalle statistiche dei vostri personaggi ed equipaggiamenti, le quali non sono affatto trascurabili e costituiscono un vero e proprio caos per un giocatore alle prime armi. Si diceva infatti che la comprensione dei menu di gioco fornisse almeno 3 CFU per i vostri percorsi di laurea, almeno finché erano in inglese, come attività extracurricolare. E c'è una buona ragione dietro, considerando quanto sono spiazzanti e confusionari per chi non mastica il genere, per non parlare dei modi assolutamente ermetici per capire come e con cosa sviluppare i vostri personaggi. Tra artefatti, talenti, materiali da farmare, ascensioni e cristonate varie, vi dico tranquillamente che la mia veneranda età di AR53, io ancora di tutto questo aspetto ci ho capito veramente poco. Ma è a questo che servono gli amici, giusto? Quindi basta, ora mi metto d'impegno e imparo a giocare. Ciao Lede! Come ben sappiamo, Nilou è un ottimo supporto 5 stelle di tipo idro e tanto per cominciare ti illustro i materiali che ci serviranno per l'aumento del livello. Innanzitutto i pali Sara, che sono dei fiorellini color medicine reperibili nei pressi della città di Sumeru. A seguire le spore fungine ottenibili dai miconoidi e anche se si possono trovare un po' sparsi per Sumeru. Assicurati però di non eliminarli con elementi pyro o elettro, altrimenti non rilasceranno ciò che ci serve. Successivamente abbiamo il calibro perfetto ottenibili dai boss dei draghi catacrismatici e ultimi, ma non per importanza, avremo bisogno dei frammenti idro ottenibili dagli oceani, dall'Aliwe, oppure dalle costruzioni idro se posso usare l'ottimo A, insomma, ovvero assumere l'ottimo sui livelli di E questo è tutto.
Buona fortuna. Non ci ho capito nulla. Direi che torniamo a esplorare facendo uno di danno ai nemici. Andiamo. Però sì, avete capito, ho avuto degli amici che mi hanno fatto da badanti e che mi hanno sistemato più volte l'account dicendomi cosa fare. Senza di loro probabilmente sarei ancora a fare i turni di pulizia sugli scalini della cattedrale di Mondstadt. D'altronde, se fossi uscito fuori probabilmente sarei morto. Altra cosa che non vi sarà comunicata nel migliore dei modi è la trama, che tutti coloro che non sono abituati ai ritmi narrativi dei classici giochi orientali troveranno inutilmente prolissa e interminabile. Grandissima parte della campagna principale si compone di dialoghi infiniti tra personaggi, con battute spesso non interessanti, e credo che non sarà sufficiente la traduzione in italiano a renderli più appetibili alla maggior parte del pubblico. Tranne chi è stato temprato nel fuoco di persona di Atlus. A quel punto siete preparatissimi. Posso affermare che la qualità della scrittura e dei dialoghi però è migliorata molto nelle parti di gioco più recenti, così come il gioco in generale in ogni suo aspetto, bisogna dirlo. Ma capisco benissimo chi troverà stucchevoli le prime 30 ore di gioco, che faranno di tutto per rendervi la situazione indigeribile. Per chi invece fosse un po' più avvezzo come il sottoscritto a testi di lunghezza biblica e lore di gioco estremamente approfondite, qui avrete esattamente quello che fa per voi. E ora che sono in italiano è anche possibile goderseli molto meglio, se non siete ferratissimi in inglese. Tirando le somme, credo che abbiate molto più chiara la situazione dal punto di vista della fattura del gioco. Stiamo parlando di un prodotto che non eccelle in nessuna delle sue componenti che tratta, e che in effetti non vi presenterà mai qualcosa per cui urlare rete, mai vista una cosa del genere, salvo che non siate degli analfabeti videoludici e la vostra libreria comprenda tre giochi in croce. Bisogna dire che il gioco sta pian piano migliorando in tutti i suoi aspetti e ammetto che, pur diluiti in ore di assoluta dimenticabilità, il gioco è riuscito a regalarmi alcuni momenti memorabili, sia per la storia dei personaggi, a cui a un certo punto ti affezioni per tutto il tempo passato insieme, e la community, che aiuta in questo. Seguire una narrazione collettiva fa sempre forza, ma c'è anche l'impatto visivo di alcune ambientazioni. In generale la resa. Una delle scene migliori e meglio costruite del gioco, a mio parere, che non nomina mai nessuno, è l'arrivo a Liyue, la leggendaria città dei commerci. Ve la racconto, sembrerà romanzata, però fidatevi che secondo me è stata costruita appositamente così. Dopo averne sentito parlare per ore, ve l'ho detto, si parla molto in questa storia da vari personaggi che ne descrivevano la vastità, l'importanza, eccetera, il gioco ti fa attraversare una scalinata ripida in cui la montagna adiacente blocca la visuale, ma appena superata, in un attimo, si scorge tutta la maestosità dell'imponente capitale, col suo porto commerciale e la magica Jade Chamber nel cielo. Sarà stato anche il momento, la prima volta che ci arrivai fu alle prime luci dell'alba, col sole che stava per spuntare e le luci della città ancora accese, mentre l'arpeggio della musica di sottofondo accompagnava i miei passi nella discesa verso il porto. Ci sono momenti di contemplazione come questi che il gioco riesce a creare, sono veramente speciali, ma appunto dovrete valutare se possono valere il quantitativo esagerato di ore di annacquamento che il gioco richiede. Per molti, e li capisco bene, tutto si salva e trova la sua giustificazione se ci si ferma a riflettere sulla mole di contenuti sconfinata e sul fatto che è tutto gratis e in costante aggiornamento, senza alcun paywall di sorta. Se saprete resistere alla tentazione. Ed è qui, signori, che scendiamo nella tana del bianconiglio, perché il sistema di monetizzazione di questo titolo richiede un discorso a parte molto approfondito. Una premessa necessaria. Chi vi sta parlando è una persona molto sensibile alla questione gioco d'azzardo e sistemi di monetizzazione loschi utilizzati dai videogiochi che fanno uso di sistemi gacha e loot boxes, su cui non ho mai fatto sconti. Il motivo per cui porto Fortnite come contenuto principale è anche perché non sopporto i sistemi pay to win, supportando un gioco che ha come mantra che le microtransazioni siano solo di natura estetica. Questo per tentare di convincervi del fatto che la persona che sta per darvi il suo parere sul sistema di monetizzazione di Genshin è tutt'altro che una persona morbida sulla questione, anzi, sono abbastanza sicuro che per alcuni fan del gioco risulterò troppo duro. Non è vero, se ne fanno tante anche gratis, ma cercherò di essere il più trasparente possibile. Bisogna partire da un fatto: il gioco non tenta o vuole convincerti a fare acquisti forzosamente.
e fornisce una buona quantità di moneta di gioco anche in maniera gratuita, esplorando e seguendo gli eventi. Tolta la presenza di un tutorial iniziale che vi insegnerà come effettuare i desideri, sarebbero le pullate, i tiri, il gioco non vi proporrà mai più di effettuarli, né vi forzerà subdolamente rendendo impossibile la difficoltà per chi non voglia spendere. Proprio per sperimentare, ai tempi ho iniziato la mia run decidendo di non effettuare mai delle pull, neanche quelle offerte gratis o farmabili gratuitamente giocando, e tuttora quelle blu non le ho mai usate, e sono comunque riuscito a raggiungere la terza regione di gioco affrontando tutte le missioni della campagna senza mai sentirmi particolarmente in difficoltà o che la sfida fosse sbilanciata. Poi intorno al livello 40 ho iniziato a fare le mie prime pull. Un punto che dovete ricordare è che, non essendoci un sistema di PvP e, come abbiamo detto nella parte del video, essendo Genshin per lo più un gioco a scatola chiusa, senza un confronto diretto con la community tossica o strane compagnie, è veramente possibile che non vi baleni mai in mente di voler spendere dei soldi. Il problema, infatti, secondo me, non è cominciare, ma fermarsi. Per spiegare il sistema gacha a chi fosse nuovo, si tratta di un sistema per il quale, per ottenere personaggi o armi, bisognerà effettuare dei tiri, chiamate pull, alla slot machine. Questo sistema prevede dunque che non ci siano dei modi garantiti o costi fissi per l'ottenimento di vari personaggi, ma dovrete affidarvi alla fortuna, con la maggior parte delle volte in cui tirando otterrete degli oggetti di scarto. Partiamo col dire che le percentuali per ottenere personaggi 5 stelle che compongono i banner sono estremamente basse. Lo 0,6%. Visto che è abbastanza difficile visualizzare mentalmente le probabilità matematiche, seguite questo esempio. Ogni volta che effettuate un tiro è come se davanti a voi aveste una scatola con 167 bigliettini bianchi, di cui uno è rosso, e solo pescando quello rosso otterrete quello che state cercando, mentre il resto sarà praticamente inutile, salvo eccezioni. Credo che questo aiuti a visualizzare un po' meglio l'estrema improbabilità per cui vi capitino dei tiri fortunati, e quindi spessissimo dovrete attenervi alla regola secondo cui dopo il 75esimo tiro sfortunato vi sarà quasi garantito nel giro di poco un personaggio 5 stelle. Ma qui le cose si complicano nuovamente, visto che il gioco non assicura nemmeno di ottenere il personaggio 5 stelle della copertina che state cercando, ma potrebbe capitarvene uno dalla pool generica. Questo fattaccio capita con una probabilità altissima, ovvero il 50%, vale a dire che, ipoteticamente arrivati a 80 tiri, dovreste poter ricominciare da capo perché non otterrete il 5 stelle desiderato. Nonostante dopo aver perso un 50-50 vi viene garantito che il prossimo 5 stelle sia quello del banner, ricominciare la scalata, come capite, non è abbastanza semplice, visto che i prezzi sono assolutamente non accomodanti. Parliamo quindi dei costi. Le pool singolarmente costano 160 primogems, l'equivalente di circa 2,50€ a tiro. Facendo quindi un rapido calcolo di una situazione media in cui consideriamo di prendere due personaggi 5 stelle, in cui una volta perdiamo il 50-50 e l'altro no, e facendo sempre finta che ci vogliono 80 pool prima di trovarlo, quindi senza fortuna, ci troveremo ad un costo di 38.400 primogems. Fingiamo di volerle ottenere solo mettendo mano al portafoglio. Il tutto ci verrebbe a costare la modica cifra di un 600€, utilizzando il cambio più conveniente. Calcolate che questo non è assolutamente il caso più sfortunato, e sebbene sia possibile smorzare decisamente i costi con le primogem ottenute giocando, secondo me era il caso di farvi capire su che cifre ci stiamo aggirando. E siamo solo all'inizio dell'inferno, cari miei. Siete gioiosi perché avete trovato finalmente il 5 stelle dei vostri sogni del banner? Ma sapete che questo può diventare ancora più forte se continuerete a trovare doppioni di lui tirando ancora la slot? Tutti i personaggi possono essere trovati nuovamente come doppioni e potenziati fino a 6 volte, ciò li renderà più performanti dandogli bonus unici. Inoltre, per quanto forti, anche con armi normali i personaggi performano al meglio con le armi del banner. Ed ecco a voi allora il banner army, con un funzionamento simile a quello dei personaggi e costi esorbitanti paragonabili. Capisco che la mole di informazioni possa essere arrivata tutte insieme e quindi non è facile da assorbire, ma penso che abbiate capito come mai si dice che il gioco possa sostenersi anche grazie a quei pochissimi giocatori che vengono definiti balene.
vale a dire quei player che, avendo da parte patrimoni che io e voi non accumuleremo in mille vite, decidono di ottenere tutto nel gioco spendendo cifre folli. E da una parte è consolante sapere che la tanto agognata ridistribuzione delle ricchezze sognata dai comunisti si concretizza di fatto nel gioco che fa del capitalismo sfrenato il suo motore. Pensateci, impoverisce le balene ricchissime e regala al popolo un gioco costantemente aggiornato con tanti nuovi contenuti. La sinistra riparta da Genshin, direbbe qualcuno. Ma a parte le battute, avete capito che la domanda qui non è quanto si spende, ma quanto vuoi spendere? Penso che dopo queste cose vi siate chiesti: esiste un modo sano per gustarsi il gioco e divertirsi? Personalmente credo di sì. Ovviamente ognuno lo metrerà a proprio piacimento, ma voglio darvi i miei consigli, quelli che mi hanno permesso di godermelo senza strafare. Consiglio a tutti di iniziare free to play e di raggiungere agilmente il primo mese di gioco, che è estremamente fattibile, senza mettere mano al portafogli e gestendo le risorse che il gioco dà a disposizione. Raggiunto il mese, potete valutare più consapevolmente se è un titolo che intendete portare avanti con una certa costanza oppure no. Nel primo caso, vi consiglio di acquistare la Benedizione Lunare, un abbonamento a 5 euro mensili che garantisce 90 primo gemme al giorno semplicemente accedendo al gioco. Raggiunti i livelli più alti, potreste anche valutare il pass che per 10 euro fornisce buone armi e altri strumenti che vi velocizzeranno la progressione dei personaggi. Per ora io vado solo di abbonamento, non ho mai preso un pass, se vi interessa. In generale però sconsiglio caldamente il gioco a chi ha sofferto o è influenzabile da meccanismi ludopatici, che il gioco è bravissimo a far innescare, sia per la spettacolarità dei personaggi e delle animazioni delle pull, sia perché il nostro cervello tende a non ragionare in modo matematico e razionale, favorendo il «dai, facciamo un altro tiro e vediamo se stavolta esce». Sempre così. Altro consiglio è quello di stare lontani da gruppi o canali con persone che millantano sequenze di tiri fortunati e di possedere tantissime cose spendendo quasi zero. Spesso si tratta di persone che anche in buona fede hanno perso completamente la percezione dei soldi spesi, visto che si tende sempre a considerare, come in ogni gioco d'azzardo, molto più le vincite che le perdite. A questo proposito, se giocate con amici, cercate di essere trasparenti e condividere apertamente le vostre spese senza imbrogliare. In questo modo vi fornirete un po' di autocontrollo reciproco. Ricordatevi che la lista delle pull effettuate è sempre consultabile dal profilo, quindi se siete incerti chiedete sempre la prova tangibile alle persone con cui entrate in contatto, e fate altrettanto voi. A me, per esempio, essere uno streamer ha aiutato a non eccedere mai, in quanto, mostrando i miei risultati pubblicamente in live, non avrei mai potuto mentire sulle spese effettuate. Ricordatevi che non è detto che ciò che amate oggi vi piacerà o ci sarà anche domani, quindi valutate sempre di spendere non più di quanto siete disposti a perdere. Oggi Genshin vi piace ed è un gioco attivo, ma tra 2 anni potreste non avere più alcun interesse sul gioco, e in quel caso non vorreste mai trovarvi a rimpiangere di aver speso più del dovuto. Pensate sempre al fatto che shoppare non è necessario e il gioco è completabile anche senza sborsare nulla. Nessun personaggio è fondamentale ed avere statistiche migliori di altri giocatori è inutile, in quanto non esiste un sistema PvP e il PvE base è tranquillamente affrontabile in free to play. Ma io voglio maxare, voglio dimostrare di aver avuto delle buone statistiche. C'è la balena che ha il C6 su tutti i personaggi che tanto ti rompe, quindi inutile fare il fetish alle statistiche. Sarà banale dirlo, ultimo consiglio, vale sempre la pena ricordarlo: possedere molti personaggi o essere potenti in un gioco non colmerà i vuoti esistenziali che avete nelle vostre vite. Questo non è un rifugio, è una trappola se usato male. I vostri problemi non saranno inferiori nel momento in cui spegnerete il gioco e anzi rischierete di evitare di risolverli nel momento in cui percepirete il gap tra gli achievement ottenuti in gioco e lo stato in cui si trova la vostra vita, quindi fate attenzione. E dopo questa io mi ritiro, credo di non avere ulteriori precisazioni da fare perché credo che a questo punto abbiate sufficienti strumenti per giocare con consapevolezza e farvi un'idea. Siamo partiti molto ironici, ma credo che tematiche serie come le ultime che abbiamo trattato passino più facilmente se ci si mette nella serietà. Ciò detto, se volete, ci vediamo sul sito Viola, così se questo video andrà bene avrò finalmente dei follower in live appassionati del gioco a cui interessa minimamente sta roba, altrimenti continuerò a giocarci da solo nel buio della mia stanza e ripeto, io terrò questo comunque come monito personale per giudicarmi quando diventerò un nulla tenente per essermi giocato tutto alle macchinette. Buon Genshin a tutti, alla prossima!